A Cracovia andremo insieme, seguendo la croce, perché una vita che coniuga verità e amore, nella libertà, prende tutta un'altra dimensione. Ditelo a tutti. Le parole del cardinale Scola, rivolte ai 4.000 ragazzi che lo ascoltano, sono il sigillo di ore intense, vissute con il pensiero e il cuore, già rivolte alla 31esima giornata mondiale della gioventù, che si svolgerà a Cracovia dal 26 al 31 luglio, con il titolo Beati misericordiosi perché troveranno misericordia. E appunto le opere di misericordia sono quelle che ispirano questo giorno atteso da tutti i giovani che si recheranno in Polonia e nel quale molti di loro hanno fatto esperienza di volontariato in luoghi di accoglienza, carità o nelle carceri. E tutto per arrivare nel grande cortile delle armi del Castello Sforzesco. Evidentemente compiamo questo gesto che è un simbolo della nostra vita terrena per mettere le nostre persone, le nostre comunità nell'abbraccio della misericordia del Padre. E infatti questa spoglia croce in legno, emblema di ogni giornata mondiale, copia identica di quella autentica, ma la firma di Papa Francesco è vera, a essere portata a braccia. Avete fatto un pellegrinaggio prima di arrivare qui, siete ragazzi di Azione Cattolica, il Cardinale ha detto un gesto bello, sentite la forza di questo momento in vista della GMG? Beh certo, sicuramente, anche perché un pellegrinaggio l'abbiamo fatto toccando le varie opere di misericordia corporali che appunto accompagnano quest'anno giubilare e di conseguenza ci dobbiamo preparare per andare in GMG e vivere un bel momento. L'arrivo in Duomo è festoso. Nonostante gli immancabili e necessari controlli, si passa alla Porta Santa. Tra le navate si ascoltano le testimonianze di martiri e santi e ci si confessa. Circa 70 sacerdoti in ogni angolo sono a disposizione, tra loro a sorpresa anche l'arcivescovo. Il colpo d'occhio insieme coinvolgente bellissimo, così come tutto l'andamento della veglia, presieduta dal cardinale. La parola più semplice e diretta che mi sgorga dal cuore in questo momento è la parola grazie. Avete ottenuto la liberazione dalla pena temporale che fa ritrovare l'energia per sapere amare, certo in modo affettivo ma anche effettivo, e lo avete fatto con semplicità, seguendo la croce. Avete voluto dire a questa città che ha radici così profonde e solide nella fede cristiana, che anche in una società plurale, anche in questa realtà, la fede in Gesù, seguire ed amare Gesù, è una grande risorsa nel rispetto di tutti, nel rispetto delle altre religioni, nel rispetto di chi crede e di non credere. Ricordatevi sempre che tra verità e amore c'è un nesso inscindibile. Per questo abbiamo peregrinato per le vie della città. L'appuntamento è ovviamente a Cracovia. Ci diamo appuntamento a Cracovia. Insieme, insieme, insieme con tutti, perché questa proposta è comunicabile a tutti. A tutti, al massimo diranno di no. Poi la celebrazione del mandato, attraverso una croce, quella della GMG in scala, consegnata ai 130 capigruppo dei pellegrini ambrosiani, per ora i più numerosi iscrittisi alla giornata. E infine il saluto affettuoso con l'arcivescovo che, tra strette di mani e immancabili selfie, percorre l'intera navata centrale. I ragazzi stessi hanno voluto porre questo gesto nel momento di punta del sabato pomeriggio. Questo per dire con molto coraggio, ma anche con molta semplicità, che loro intendono impostare la loro vita seguendo Dio, il Dio che si è incarnato, perché questo a loro sembra rendere più bella, più vera, più piena la vita. E hanno voluto dirlo a tutti. Questo gesto è un anticipo del grande gesto che milioni di giovani faranno a Cracovia quest'anno, nella giornata mondiale della gioventù. È un gesto molto bello che arricchisce Milano.
in una società plurale bisogna che ognuno si esprima, che ognuno si racconti, e loro hanno scelto di camminare in silenzio lasciando come unico segno la croce. Non c'è nessun uomo che nella sua vita può restare insensibile al crocifisso.